Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale Velocetto TV e oggi continua la nostra carriera con Dirt Rally. Siamo sempre a bordo della nostra Peugeot. Questa è l'immagine dello scorso rally. Io vi ricordo come sempre di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale attivando la campanella. E per quanto riguarda la nostra carriera, siamo in Argentina. Tappa molto molto tortuosa. Sappiamo che l'Argentina è un rally molto molto difficile e quindi speriamo di fare un buon risultato con questa nuova macchina rispetto all'auto storica. Ecco come si presenta il panorama argentino. Non ci resta che andare nella griglia di partenza. La macchina è settata bene e quindi andiamo in partenza e speriamo di fare una Inizia buona partenza 60, e un buon tornante aperto a destra, rally stringe in 1 sinistra d'Argentina. molto lunga. Buona fortuna. Via. 60, tornante aperto a destra, stringe in 1 sinistra molto lunga. Discreto tornante. In 1 destra stringe, apre molto lunga. In 2 sinistra molto lunga, Quasi tre stringe 1, curve, tutte e in tre col 2 freno a destra mano abbiamo stringe. fatto le prime tre curve. Questa pure. In non visto tornante a sinistra, non tagliare. In 1 destra stringe, in non tagliare 6 sinistra. Tutto In 3 freno a destra mano, sul si può dire per crinale, il 30. momento. Tieni la destra, in 4 sinistra apre molto lunga, stringe 1, in non tagliare 1 destra. Siamo indietro in questo In momento. 5 sinistra, 6 destra, 30, tornante non visto a destra, apre. 6 destra, 30, tornante aperto a sinistra. Tanti, tanti tornanti. Apre 6 lunga su crinale improvviso, 1 sinistra, stringe su crinale stretto. 2 destra, non tagliare. In 2 sinistra stringe, in 6 destra. In 6 sinistra, 30, 6 destra lunga. Apre, rallenta 50, crinale e Abbiamo tornante messo non la visto a quinta destra, finalmente. 30. Non tagliare, 1 sinistra su ponte Ottimo stretto, tornante qui. 30. 3 Mamma sinistra, mia che è ritieni la stretto. destra in 1 sinistra, non tagliare. In 4 destra su ponte stretto, in 4 sinistra su crinale e 4 destra in 2 sinistra Che stringe. miseria che era lì. 30, tornante non visto a destra, in tornante a sinistra. Perfetto quello. In 2 destra. Anche In 1 questo. sinistra, in 1 destra. In non tagliare 2 sinistra, apre in 2 destra. In non tagliare 2 sinistra, stringe su ponte stretto. 30, 2 destra, 1 sinistra, apre lunga, 30. Attenzione Molto crinale, bella in non questa tagliare tappa 2 con destra stringe su quest'auto. ponte stretto. Con la In Fulvia era 2 meno destra bella, lunga, devo dire, stringe 1, l'Argentina. in 1 sinistra, Datemi un parere voi, in 1 4 ragazzi. destra. 30, 3 sinistra, 30. Attenzione, 1 destra stringe su ponte stretto. In 3 sinistra su crinale, 30, 3 destra.
3 sinistra lunga, in 1 non visto destra, stringe. Si va molto piano all'inizio. In 5 sinistra, in questa tappa. In 5 destra, in tornante aperto a sinistra su crinale, stai all'interno. 20. Crinale, tornante non visto, precoce a destra. Precoce, che vuol dire precoce? In non visto, tornante aperto a sinistra lunga, stringe in 2 destra, apre 30. Crinale, improvviso tornante a destra, apre in 4 sinistra. Pare che lunga, si stanca stringe, a parlare pure lui. Questa curva non buona, era un tornante anzi. 30. Non visto, tornante a destra. 30. 2 destra, stringe. In 3 sinistra, 30. 6 destra lunga verso crinale e 4 sinistra molto lunga, stringe 1 attorno ponte. Ok. In 5 destra su dosso, 30. 3 destra. 3 secondi di vantaggio, dobbiamo cercare di mantenerli questi. In 4 3 secondi lunga, di vantaggio. Stringe. In rallenta. 4 destra molto lunga su crinale. Stringe in 3 sinistra. Apre. Ho paura un po' ad andare lunga. Più forte in questo tratto. Non voglio danneggiare l'auto e rovinare soprattutto lunga, un'ottima tappa. 40, iniziale. Tieni la sinistra sul crinale e 5 sinistra molto lunga, stringe 50. Crinale, abbiamo perso destra lunga, stringe, stai all'interno. In 4 sinistra lunga, lontana. Stringe, possibile taglio. 50. 4 destra lunga, 50. 5 sinistra, taglia poco. In 6 destra, un po' più veloce. Finale, stringe 5. In 6 sinistra, molto lunga verso crinale. Infatti abbiamo guadagnato qualcosina qui. Destra 80. Siamo riusciti a rimettere la quinta. In 6 sinistra, apre su crinale, lunga 30. Perfetta questa curva. 5 sinistra lunga, apre in 6 destra. Siamo vicini al traguardo, eccolo. Su arrivo 50 allo stop. Ben fatto. Abbiamo distrutto qualcosa. Abbiamo preso quasi 5 secondi da Jakob Meyer. Vediamo se il risultato. Abbiamo buone possibilità di vincere la tappa questa volta. Vediamo, vediamo, sono proprio curioso. Sì, ce l'abbiamo fatta, è arrivato lui secondo. E allora proseguiamo con la prossima tappa. Andiamo a vedere di che tappa si tratta. Era bello fare un video da qua, in effetti. Andiamo a vedere, tappa di soli 3 km. Tappa cortissima. Alle 5 del pomeriggio siamo, meteo nuvoloso. E allora andiamo a disputare quest'altra tappa. Inizia 60, tornante aperto a destra, stringe, in 1 sinistra molto lunga. Buona fortuna. La macchina non è molto danneggiata, vedo, con piacere. 5, 4, 3, 2, 1, via. 60, tornante aperto a destra, stringe, in 1 sinistra molto lunga. Destra stringe, apre molto lunga.
Sempre due sinistra, molto lunga, molto tosto. stringe uno, in due destra Segnalo una stringe. macchina ed eccola lì, l'avete vista? Una macchina ha rotto qualcosa. In non visto, tornante a sinistra, non tagliare. In uno destra stringe, in non tagliare, sei sinistra. In tre destra su crinale, 30. Tieni la destra, in quattro Perfetta sinistra questa apre zona, un molto secondo e lunga, sette di stringe vantaggio. uno, in non tagliare uno destra. In 5 sinistra, 6 destra, 30, tornante non visto a destra, apre. Questo l'abbiamo fatto nella scorsa tappa. 6 destra, 30, Mamma tornante mia, aperto a abbiamo sinistra. frenato al punto giusto. Finiamo lì sotto, altrimenti. Apre, 6 lunga su crinale improvviso, 1 sinistra, Ho messo la seconda stringe su troppo crinale presto. stretto. 2 destra, non tagliare. In due sinistra stringe, in sei destra. In sei sinistra, Abbiamo 30. perso. Sei destra lunga. Apre, Abbiamo perso. rallenta 50. Crinale e tornante non visto a destra, 30. Un po' Non tagliare, lunghetti uno a questa sinistra sul volta ponte qui, ho voluto stretto, usare. 30. 3 sinistra. Tieni la destra in uno sinistra, non tagliare. In quattro destra su ponte stretto. In quattro sinistra su crinale. E quattro destra in due sinistra, stringe. Mamma 30. mia, Tornante tanto non visto a lavoro di destra. freno, acceleratore, freno Tornante a a sinistra. mano. Ora siamo ripassati davanti. In due destra. In uno sinistra, in uno destra. In non tagliare due sinistra, apre, in due destra. In non tagliare due sinistra, stringe su ponte stretto. 30, 2 destra, uno sinistra, apre lunga, 30. Al limitissimo Attenzione qua. crinale. E non tagliare due destra, stringe su ponte stretto. In due destra lunga, stringe Abbiamo uno. rischiato In uno parecchio qui. Siamo sinistra, in uno quattro destra. vicino In quattro al destra al traguardo. traguardo, 30, 3 sinistra Eccolo. allo stop. E abbiamo fatto un'ottima tappa, siamo arrivati quinti. Ottimissima quest'altra tappa. Direi. Hai appena fatto il tempo migliore della tappa. Va bene, molto bene, a quanto pare adesso non migliora nessuno. Vediamo, sì, Stevens alla fine arriva secondo, a un secondo da noi. Quindi si è ridotto il distacco della vittoria. Abbiamo 10 secondi su Jakob Meyer, terzo Stevens. Proseguiamo e andiamo verso il parco assistenza. La terza tappa poi sarà questa qui di 7 km e 98. Condizioni un'ora dopo praticamente. Pioggia forte per questa tappa di 8 km. Ma prima al parco assistenza. Ripara veicolo, le gomme non ci dice di cambiare, motore addirittura, riparazione standard. La facciamo, differenziale. Porca miseria. 26 minuti per il differenziale addirittura. Come ha fatto a rompersi? Carrozzeria non ce ne frega niente. E poi non abbiamo nient'altro da riparare, quindi incredibile, o motore o differenziale. E allora
70 minuti. E nonostante tutto, mamma mia, non riusciamo con la riparazione veloce. Se ne vanno 26 minuti, standard qui 14 e veloce 10. Ci conviene così una riparazione veloce del differenziale, visto che richiede tanto tempo. Quindi proseguiamo per la prossima tappa con queste condizioni. Andiamo verso il buio anche. Inizia 60, non visto, 4 sinistra, taglia poco, 50, 5 destra. Ok, come vedete sta anche piovendo, ci avviciniamo alla nostra griglia di partenza I e questa pneumatici hanno reso bene in non questa sarà tappa. sicuramente una tappa facile. Comunque, alla fine abbiamo fatto questo tempo, ci siamo classificati in terza posizione, direi che va più che bene. Siamo sempre primi come classifica del rally. E adesso vediamo qualche momento saliente di questa tappa molto molto difficile, perché l'Argentina è una tappa difficile, condizioni estreme, soprattutto in questa condizione di bagnato non è stata per niente facile. E come vedete la nostra carreggiata è piena di ostacoli chiamati rocce, ed è facile andarci a sbattere e danneggiare la vettura. Per fortuna non era buio vesto, quindi la visibilità era diciamo ottimale. Adesso proseguiamo con la prossima tappa, la numero 4, lunga 4 km e 48, un po' più facile delle altre che abbiamo fatto. E questa volta non piove. Siamo arrivati sul traguardo. Mi è sembrata buona, ma controlliamo i Questo è il nostro risultati. tempo 3:31.421. Come vedete la macchina è molto danneggiata, infatti, come vedete dalla grafica, ho fatto l'undicesimo tempo e ha vinto King. Nella classifica generale del rally scendiamo al secondo posto. Questi sono i momenti salienti di questa tappa. Come vedete, questa volta siamo al buio, quindi visibilità molto ridotta. Questo è un mio errore un po' grave, anzi, senso un po' grave, perché siamo arrivati un poco lungo. La sfortuna ha voluto pure che abbiamo preso una roccia che ci ha fatto cadere nella scarpata, e lì abbiamo perso molto 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 tempo. Non siamo stati fortunati in questa occasione. Siamo a questo fermo immagine alla fine del rally della quarta tappa. Adesso andiamo alla quinta tappa, 5 km e spicci. È una tappa un po' più difficile di quella precedente, condizioni di coperto, e speriamo di terminarla in buone condizioni questa volta, questa tappa. Abbiamo prima da riparare l'auto, abbiamo radiatore, motore, anche la carrozzeria, gli ammortizzatori, però non ci interessano. Le luci ci potrebbero servire forse, oppure non faremo più tappe al buio. Direi di passare al radiatore, al motore, di riparare queste due parti. La carrozzeria, come
non ci conviene riparlarla. Gli ammortizzatori, sì, a questo punto no, le luci non ci conviene. La carrozzeria, facciamo una riparazione veloce? No, neanche, niente. Mi sa che dobbiamo continuare così. Differenziale. Non siamo messi bene. Non abbiamo il tempo. Continuiamo così. Con queste riparazioni. Adesso passiamo alla tappa che abbiamo Inizia visto in 30, precedenza 5 sinistra nella lunga, grafica. stringe, in Qui 5 destra siamo lunga, nella 30, griglia 6 sinistra. Buona di fortuna. partenza. Qui invece siamo Tappa all'arrivo. completata. Ben Questo è il nostro fatto. tempo, 4:48:636, e ci fa piazzare in terza posizione in questa tappa e come classifica generale di questo rally rimaniamo in seconda posizione. Guardiamo dei momenti salienti con la nostra Peugeottina. Questo era un punto dove si arrivava molto molto veloci. Tanta polvere alzata. Poi arriviamo in questo punto dove si vede un tornante visuale panoramica molto molto bella con il pubblico all'interno che fa il tifo per noi. Questo invece è un altro punto simile, però con un tornante stretto, anche qui una bella visuale. È stato una tappa impegnativa anche questa, dove si poteva spingere molto in alcuni tratti e in altri bisognava fare delle frenate perfette. Come questa qui, questa curva mi è riuscita veramente molto bene. Qui siamo poi all'arrivo. Abbiamo guadagnato un trofeo mentre scendiamo a posizionare per l'ultima tappa di 3 km e 35, molti molti tornanti, e questa è una tappa sicuramente difficile, impegnativa per noi. E adesso Dovrebbe essere abbastanza per vediamo il vincere la tappa. tempo: 3:38:591. Questo è il nostro tempo. Ci siamo piazzati in prima posizione per quest'ultima tappa di questo rally. E il rally, però, lo terminiamo al secondo posto con il nostro pilota Jack Richard. Direi un buon piazzamento qui in Argentina. Visto anche come era andata la volta precedente con la nostra auto storica, non è stato un rally molto molto facile. Questa volta ci è andata meglio secondo me. Mentre stiamo rivedendo alcuni dei momenti salienti di questa tappa, qui come avete visto ho baciato le rocce danneggiando la vettura. Questo mi riesce un buon tornante. E siamo giunti alla fine di questo episodio. Questo evento, questo rally l'abbiamo terminato al secondo posto. Prendiamo 27 punti, vince Jaco Meyer. Queste le nostre ricompense. Io come sempre vi ricordo di lasciare un bel like. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale attivando la campanella per non perdervi l'ultimo episodio di questa carriera. Siamo al secondo posto nella classifica del campionato, quindi l'ultimo rally lo dobbiamo assolutamente, non dico vincere, ma arrivare davanti
a Slamens. Direi che è tutto per quanto riguarda questo episodio. Se vi va, commentate il video con qualche vostra curiosità o sull'andamento della nostra carriera. E come ho detto in precedenza, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale attivando la campanella per non perdervi il prossimo episodio che determinerà il campionato con la nostra Peugeot. Da Velocetto TV è tutto. Ciao, ciao a tutti, ciao.